Sì, grazie Presidente. Come annunciato, proverò nel tempo che ho, 5 minuti, ad illustrare tutti gli emendamenti. Però il filo conduttore di tutti questi emendamenti è andare nell'ottica dell'aiuto. Non è che qui si sta dicendo che questa legge non la vogliamo. Questo dobbiamo essere molto attenti. Perché capiamo che c'è un problema di natura giuridica, chiamiamolo così, nella formulazione del testo, ma non siamo d'accordo sul testo. Perché questo? Perché il testo è troppo aperto e parla genericamente di concessioni. Tutte le concessioni continuano ad essere rilasciate rispetto alla normativa. Allora, noi che cosa abbiamo provato a fare? Questo è stato il nostro lavoro, diciamo così. Abbiamo provato a togliere questa frase generica, cercando di darle un'interpretazione più puntuale proprio per andare ad aiutare quello che nei vari verbali, nei vari scritti che ci sono stati lasciati anche dal consigliere Simeoni, si voleva normare con questa legge. Allora, fermo restando che tutti gli emendamenti hanno una ratio, quello che secondo noi va nella direzione più opportuna, che è stata indicata anche dalla nota emessa dalla provincia di Latina, è l'emendamento che sta a pagina 410. E cosa dice questo emendamento? Fermo restando sempre nelle more dell'articolo 3, quindi la parte iniziale del comma 1, quindi la parte iniziale della proposta di legge dell'articolo 1, noi andiamo a dire che le concessioni di piccola derivazione per l'utilizzazione di acque pubbliche, del 10, pagina 10. Sì, sto dicendo per... Sì, tutti, ho detto che le spiego tutti. Oh, se mi lascia parlare. Okay. Le licenze per l'attingimento di acqua e i rinnovi, quindi andiamo sia con l'emendamento numero 1, dove lo andiamo a dire in termini di legge, quindi dando le concessioni dei prelievi di cui all'articolo 152 del 2006, quindi andiamo a fare riferimento al testo legislativo che dà alle province i compiti di dare alcune delle concessioni. Nel secondo emendamento togliamo semplicemente il riferimento normativo, ma lasciamo le concessioni in capo alle province, sempre regolato dal 152. Ma appunto, per arrivare sino alla riformulazione proposta con l'emendamento a pagina 10, dove anche secondo le indicazioni della provincia di Latina non apriamo le concessioni a tutte le concessioni, come invece fa questa proposta di legge, ma dice, come la stessa provincia nota, fa notare alla direzione regionale, le concessioni di piccole derivazioni per l'utilizzazione di acque pubbliche, le licenze per l'attingimento di acqua pubblica e i rinnovi, cioè quelle tre cose che, secondo quanto esposto dal consigliere Simeoni in commissione, quanto esposto dall'assessore Frigerio in quest'Aula, sono le preoccupazioni che si espongono, sono le preoccupazioni che i contadini hanno, che il Simeoni ha, ricevendo queste preoccupazioni, i contadini non possono fare pozzi. Ecco, pozzi, vogliamo fare i pozzi? C'è scritto. Diamo le concessioni di piccole derivazioni per l'utilizzazione di acqua pubblica. È chiaro questo testo? Sono definite piccole derivazioni. I rinnovi, lei assessore parlava che i consorzi di bonifica non hanno i rinnovi. Allora qui c'è scritto anche i rinnovi. Quindi tutte. Tutti i tipi di concessione di cui si ha paura che possono procurare delle interruzioni di aziende, noi le scriviamo per filo e per segno in questo emendamento, perché appunto capiamo la necessità di andare in mora. Pagina 10, pagina 10, P4 10. Oh. Quindi noi andiamo a cercare di portare più chiarezza all'interno di questa norma, una chiarezza che questo testo non dà, perché questo testo lascia troppa apertura, assessore, e questa è l'unica paura. Davvero, noi non vogliamo ostacolare o mettere ostacoli, noi vogliamo soltanto essere più puntuali
nella, e tecnici nella definizione di quelle che sono, di quelle che... Però se stiamo all'asilo, Presidente, io me ne vado a giocare con i giochetti. Prego, prego. Che se frega, cioè. È faticoso, è faticoso. Quindi appunto, ripeto un'altra volta tutta la dividera. Qui non si vuole ostacolare niente e nessuno. Non si vuole ostacolare niente e nessuno. Si capisce la problematica che giustamente viene portata in commissione. È giusto che forse dobbiamo prevederlo noi come legislatori, proprio per non cadere in questo tipo di problematica, e fino a qui sono d'accordo, ma il testo è troppo aperto. Il testo è troppo aperto. Noi con tutti questi emendamenti vogliamo stringere il campo delle concessioni, e lo facciamo in maniera puntuale, precisa e rispondendo a tutte le preoccupazioni dei vari tipi di concessione, lo andiamo a fare in maniera puntuale con l'emendamento a pagina, nel fascicolo P4, pagina 10. Quindi noi proporremo all'Aula la votazione di tutti gli emendamenti, uno per uno, partendo dal primo, che è di tipo generico, che fa un tipo di richiamo a un decreto legislativo affidando i compiti delle province per l'autorizzazione delle concessioni, passando poi a tutti gli altri, fino ad arrivare al 10, che è quello che passa da una genericità del testo a una puntualità, appunto, che è il numero 10, intendendo addirittura ritirato anche l'emendamento a pagina 11, perché è sostanzialmente identico. Quindi questa è la razza che ci ha portato a farle, l'abbiamo messa in quest'ordine appositamente, dal più generico al più puntuale e preciso, e corrisponde a tutte le paure portate avanti in quest'Aula. Grazie. Grazie consigliere Morella, che ha sentito il consigliere.